Psicologi, rapporto sulla professione in Italia. Una lezione, una introduzione sintetica ma completa, un primo inquadramento per i professionisti, gli studiosi, gli studenti. E anche una presentazione per persone intellettualmente curiose. Punto base è che se uno intende studiare psicologia, oppure se fa lo psicologo, è abbastanza utile che sappia che cosa è la professione, ne abbia un'idea abbastanza precisa. Questa è una fotografia analitica, una specie di lezione universitaria, sulla situazione degli psicologi professionisti in Italia, all'inizio degli anni 10, diciamo negli anni 10 del 2000. Quindi l'obiettivo è di fornire dei dati di inquadramento, sia quantitativo che qualitativo, sulle caratteristiche e sugli atteggiamenti della professione psicologica in Italia. Quindi caratteristiche, tipo di lavoro, reddito, quanto si guadagna, soddisfazioni, attese, speranze e punti di vista degli psicologi sulla psicologia. Essenzialmente riporto fatti, vedremo adesso una carrellata su una serie di dati che ci vengono dall'Ordine dei Psicologi, dall'ente previdenziale degli psicologi, dall'Istat, dal Malaure, da qualche altra fonte, con anche un pochino di confronto con la situazione degli Stati Uniti, soprattutto attraverso i dati dell'American Psychological Association e più ancora del Department of Labor, cioè il Dipartimento del Lavoro, il Ministero sostanzialmente del Lavoro degli Stati Uniti. Bisogna precisare da subito che la definizione dello psicologo non è molto precisa, cioè per psicologo in Italia si intende formalmente una persona iscritta all'ordine degli psicologi, ma in realtà ci sono tante attività in cui uno agisce psicologicamente e quindi diciamo è un po' limitativo, però io farò riferimento essenzialmente ai laureati in psicologia e a quanti sono iscritti all'ordine degli psicologi, dati riferiti a loro. Anche se questo è un caso particolare perché per esempio nel resto del mondo l'ordine degli psicologi non esiste e di conseguenza è un caso molto strano quello italiano e non esiste nemmeno una specifica professione psicoterapeutica nel resto del mondo, mentre in Italia c'è uno strano elenco a metà tra l'ordine dei psicologi e l'ordine dei medici. Comunque è un fatto rilevante che una parte degli iscritti all'ordine dei psicologi non esercita, almeno come sensazione, come dichiarazione, la psicologia, e questo complica ulteriormente le cose, cioè il fatto di essere iscritto all'ordine non è in se stesso un'indicazione del fatto di svolgere la professione psicologica. Dall'altra parte, in Italia come in tutto il resto del mondo peraltro, ci sono tante altre figure professionali che svolgono delle attività sostanzialmente psicologiche. Il medico di base che ascolta la persona pur senza prescrivergli in particolare niente, che costruisce un buon rapporto con il suo paziente, anche se quello non è propriamente malato, di fatto sta facendo lo psicologo, però formalmente non rientra nella categoria, e così via. In più, però, ed è questo il motivo di questa lezione, il dibattito sulla professione dello psicologo spesso, almeno ogni tanto, è più ideologico che altro, piuttosto impreciso il ruolo dello psicologo e cose del genere. Io invece voglio riportare numeri, dati, fatti precisi, concreti, che ci aiutino a capire. Vediamo dunque il caso specifico degli psicologi, cioè degli iscritti all'ordine degli psicologi in Italia. Cominciamo intanto a vedere qualche dato sulla evoluzione dei numeri. L'ordine degli psicologi nasce nel 1989, ma di fatto si costruisce, ha tutta una lunga gestazione per farci entrare diversi articoli 32, 33, eccetera, e portano ad avere una definizione un po' più precisa dei numeri un po' più avanti. Quindi abbiamo dei dati relativi al 1998, dove gli psicologi iscritti all'ordine erano 27.000. Nel 2007 diventano 55.000 circa, nel 2009 circa 70.000 e nel 2013 circa 80.000. È anche curioso peraltro che i dati esatti sul numero di psicologi non sono facili da reperire. Questi comunque sono tutti tratti da fonti ufficiali dell'ordine degli psicologi.
Se riportiamo alla popolazione italiana, quindi il numero degli iscritti all'ordine, formalmente degli psicologi, per la popolazione italiana, che tra il 98 e il 2013 passa da 57 a 61 milioni, abbiamo anche il numero di iscritti per abitanti, indicativamente, che ci danno un'idea della densità dell'offerta psicologica rispetto alla popolazione. Quindi abbiamo uno psicologo ogni 2111 abitanti nel 98, poi ogni 1000 abitanti uno psicologo nel 2007, poi ogni 857 e ad oggi c'è in Italia un iscritto all'ordine di psicologi ogni 762 abitanti, cioè una densità abbastanza elevata di psicologi. Se vediamo dei dati di una rilevazione che rivedremo, che utilizzeremo anche più avanti, una bella rilevazione curata in particolare da Claudio Bosio, che saluto, grandissimo ricercatore, l'OSSA, per conto però del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Psicologi, cioè in sostanza dell'Ordine dei Psicologi Italiani, che è una federazione di ordini regionali formalmente. In questa ricerca su un campione rappresentativo di 1500 psicologi abbiamo una bella fotografia della situazione. Allora, alla data 2008, non è che sia cambiato molto, sono comunque dati recentissimi, gli iscritti all'ordine sono nell'80% donne e nel 20% uomini, cioè 4 psicologi su 5 sono psicologhe. L'età media è di 42 anni. Che se riportata l'età media degli italiani, che è di 43 allo stesso momento, diciamo vuol dire che sono di molto femmine, molto donne, ma in età media. Il 42% di questi iscritti è iscritto anche all'elenco degli psicoterapeuti, 42% del totale. Qui la proporzione maschi e femmine cambia un po', perché invece diventano il 52% dei maschi e il 39% delle femmine sono iscritti, si sono registrati in questo elenco. Ricordo che è un elenco che per un terzo è nell'ordine dei medici in realtà, quindi non corrisponde a tutti quelli che stanno nell'elenco di psicoterapeuti. Però insomma, tra gli iscritti all'ordine dei psicologi, i maschi prevalgono nell'elenco degli psicoterapeuti, anche se le donne prevalgono larghissimamente nell'ordine in generale. Diciamo che questo profilo, e anche di tutti i dati che vedremo dopo, rimane più o meno uguale negli ultimi 5 anni, quindi dati del 2008, anche se molti dei dati che vedremo fra poco sono ancora più recenti, sono comunque di riferimento. Se guardiamo la distribuzione geografica all'interno delle regioni italiane, gli ordini sono regionali, vediamo che l'ordine regionale più grosso in Italia degli psicologi è quello del Lazio, che da solo fa il 21% degli psicologi italiani, pari a circa 17.000, è un indicativo, perché avere la cifra esattissima è difficile, quindi stiamo a grandi linee. In Lombardia, la Lombardia fa il 17% degli psicologi italiani e pari a circa 14.000 psicologi in Italia alla data del 2008, al 2013 sono circa 15.500, quindi sono un po' cresciuti, ma le proporzioni sono rimaste simili. In Veneto il 9%, pari a 7.000 circa psicologi, Emilia-Romagna 6.000 psicologi, Piemonte 6.000 psicologi, Sicilia 5.000 psicologi, Toscana 5.000 psicologi, Campania 4.000 psicologi. Nelle altre regioni d'Italia ci sono numeri più bassi, 2-3.000 psicologi, percentuali inferiori al 5%. Se vediamo le professioni psicologiche, questa ricerca curata per l'Ordine degli Psicologi è stata una ricerca molto approfondita, non ce n'è un'altra che io sappia altrettanto approfondita, ci dice che la gran parte degli psicologi lavora come psicologo. Questo è un dato importante perché nelle polemiche spesso si dice che non è così. A quella data il 78% dichiara che il suo lavoro è di psicologo. Un 8% lavora solo come non psicologo, cioè in qualche altra attività. Ha una formazione psicologica, è registrato nell'ordine di psicologi, ma in realtà fa qualcosa di diverso, non necessariamente peggio, naturalmente. Conosco alcune persone che svolgono attività molto rilevanti socialmente ed economicamente, ma non sono iscritte all'ordine, ma non fanno propriamente lo psicologo. Poi c'è un 11% di disoccupati
o in cerca di occupazione o che stanno studiando. Stiamo parlando di persone iscritte all'ordine dei psicologi, magari stanno facendo la specializzazione, sono ancora giovani, eccetera. Comunque sono un 11% e un 3% di pensionati. Gli psicologi pensionati, lo vedremo meglio con i dati esatti, sono molto pochi, però esistono. Lo status lavorativo, cioè la posizione, la collocazione di questi psicologi sulla base dei dati di ricerca, campione rappresentativo di 1500 psicologi iscritti all'ordine, è di libero professionista nel 55% dei casi, quindi domina la professione. Poi abbiamo un gruppo abbastanza cospicuo, circa un terzo, il 35%, che sono dipendenti a tempo indeterminato. In primo luogo lavorano nel sistema sanitario nazionale, servizio sanitario nazionale, quindi ASL o cose del genere. Poi c'è dei gruppi, due categorie un po' indefinibili, il dipendente atipico, ahimè in Italia si sa che ci sono forme di rapporto di lavoro strane, per cui in realtà sono quasi dipendenti ma magari emettono la fattura e così via, o collaboratori, che è un'altra categoria un po' imprecisata. Comunque questi sono la ripartizione, soprattutto professionisti e poi un certo gruppo a tempo indeterminato. Se vediamo i dati, che rivedremo più volte perché sono molto precisi, perché sono proprio basati su fatti, quelli dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza agli Psicologi, noi sappiamo che ad oggi, il dato ultimo è del 2012, perché deve essere fino al 31 dicembre, non si può ancora fare cose, quindi al 31 dicembre 2012 ci sono 41.870 iscritti alla cassa degli psicologi, a cui si aggiungono circa 4.000 che sono tra quelli che sono pensionati e quindi ricevono i soldi, ma non sono considerati professionisti, o quelli che hanno receduto per scelto, perché ahimè sono passati, sono molto pochi, diciamo, per fortuna, sono passati miglior vita. Allora, di questi l'81% sono donne e tra i nuovi iscritti nel 2012 alla cassa mutua, ci si iscrive alla cassa mutua nel senso che se uno emette fatture, notule, quelle che sono, esercita la sua attività, quindi fornisce delle prestazioni, automaticamente versa del denaro alla cassa mutua per costituire la propria pensione, queste cose qui. Quindi se lavorano ci sono, ma non tutti fanno questo, naturalmente. Una parte, quelli dipendenti, non hanno un particolare motivo per iscriversi a cassa mutua perché hanno già la mutua come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Tra i nuovi iscritti l'85% sono donne, quindi attualmente nelle ultime generazioni è diventato un rapporto di 85 a 15, quello donne-uomini, tra gli psicologi professionisti. Il 48% ha meno di 40 anni, il 76% ha meno di 50 anni, il 79% delle donne iscritte all'albo dei psicologi e che lavora ed è quindi iscritta anche alla previdenza, che emette notule, sono sotto i 40 anni. Questo è un dato interessante, il reddito medio degli iscritti, questi sono i dati esatti, cioè sono proprio i dati che vengono registrati, versati, corrispondono a denaro, non a dichiarazioni. Il reddito medio netto degli iscritti è di 14.700 euro. C'è una certa variazione, 2012, c'è una certa variazione nel senso che per i residenti del nord, che sono circa il 53%, questo reddito è più alto, 17.300 il reddito medio. Al centro il reddito medio, che rappresenta il 30%, è di 12.100 euro. Al sud e nelle isole si viaggia intorno al 10.300 euro. Quindi la professione psicologica è soprattutto del nord e al nord rende anche un po' di più. Notazione curiosa, perché è un dato di nuovo preciso, nel 2012 sono state erogate 1.556 indennità di maternità psicologhe, che vuol dire sono nati, per così dire, 1.556 piccoli psicologi, e questo è un dato curioso e anche interessante, cioè l'esistenza di questo sistema ha permesso di aiutare nella maternità, quindi un grande fatto, ben 1.556 bambini.
Vediamo alcuni dati sulla condizione ulteriori, sulla condizione occupazionale dei laureati. Allora, i laureati di secondo livello, qui naturalmente costruendo le statistiche c'è il problema di definire i laureati che sono di primo livello, cioè triennale, dei periodi precedenti, quelli che hanno fatto le lauree di 4 anni negli anni 70, eccetera, per cui siamo semplici, l'equivalente dell'attuale laurea magistrale, 5 anni più o meno. Intervistati a 5 anni dalla laurea, quindi c'è stato un arco, di solito si usa questo come arco di tempo per definire una situazione, a un mese dalla laurea magari uno ancora si guarda in giro, dopo 5 anni si può cominciare a ragionare in termini abbastanza consolidati. Allora, l'81% di questi, dati di Alma Laurea, che è la struttura che monitorizza con grande attenzione, molto bene, molto grande sistematicità, tutti i laureati d'Italia, gli psicologi lavorano nell'81% dei casi. Non è un numero basso. Anche questo fa parte del dibattito, gli psicologi non lavorano, non è vero. Potrebbero essere meglio, ma certamente non sono così male come sembra. La media nazionale è dell'85,8%, cioè l'86% dei laureati a 5 anni dalla laurea. Questi sono gli ultimi dati, del 2013. Gli psicologi sono all'81%, vuol dire che sono un po' al di sotto della media nazionale. I medici, che come vedremo vincono sempre un po' su tutto, sono al 97%, cioè solo il 3% dei medici non lavora. Invece però ci sono, gli psicologi si pongono allo stesso livello sostanzialmente, con minime variazioni, dell'area linguistica e dell'area giuridica, cioè i laureati in giurisprudenza lavorano tanto quanto gli psicologi. E sono al di sopra gli psicologi come percentuale di lavoratori, al di sopra di chi è laureato in agraria, di chi ha una laurea scientifica, che pure è molto qualificante, le lauree letterarie, ma anche chimico, farmaceutico e geobiologico. Quindi potrebbe andare meglio, ma non è che va così male. Possiamo anche vedere che tipo di attività svolgono gli psicologi, che nel senso di che tipo di attività lavorativa. Allora, gli psicologi, come si vede, nel 30% dei casi sono autonomi effettivi. Vuol dire che sono dei veri professionisti, non una finzione per aggirare qualche regola sul lavoro dipendente. Nel 30% dei casi è una percentuale abbastanza alta, superata solo dall'area giuridica, per così dire gli avvocati per capirsi, e gli architetti, cioè architettura. Se no, tutti gli altri sono più bassi. È interessante di nuovo che il lavoro autonomo è marginalissimo nei medici, che invece sono per il 92% dei casi impiegati a tempo indeterminato, cioè sono dipendenti di una struttura, mentre per quanto riguarda gli psicologi solo il 29% circa è dipendente di una struttura. Vuol dire che gli psicologi, secondo i dati di Alma Laurea 2013, tra quelli che sono laureati, quindi 5 anni prima, nel 2007, un terzo circa è autonomo effettivo, ha proprio professione pura, e un altro terzo è a tempo indeterminato. Gli altri sono in condizioni non meglio chiaramente definite. Se prendiamo i dati che sono stati rilevati dalla ricerca, dall'importante ricerca realizzata, organizzata dall'Ordine, peraltro seguita da Eurisco, come field, come lavoro sul campo, coordinato appunto da Bosio e Lozza, che sono peraltro vicini a questo gruppo, il reddito annuo di quanti lavorano come psicologi, e non di quelli che sono iscritti all'Ordine, di quelli che essendo iscritti all'Ordine lavorano come psicologi, cioè circa il 78% degli iscritti all'Ordine, secondo i dati di Bosio. La media del compenso netto è di 18.000 euro all'anno per gli psicologi. Abbiamo già visto i dati, confermano parzialmente il valore lordo indicativo, un calcolo che ho fatto, non è facile ricostruire dal netto al lordo, è di circa 25.000 euro all'anno, pari a una mensilità calcolata per 12 mensilità appunto al netto,
in euro di circa 1500 euro. Quindi mediamente, non sarà precisissima, ma è piuttosto ben calcolata, gli psicologi che lavorano come psicologi guadagnano circa 1500 euro netti al mese, circa. I maschi un po' di più, anzi abbastanza di più, questo vedremo, è ricorrente, non solo per la psicologia, ahimè. Circa 2170 euro netti al mese, ricavati da questi dati, elaborandoli. Le donne invece circa 1330 euro al mese, indicativamente. Quelli che hanno più di 45 anni, che quindi possono essere considerati non dei neolaureati, ma persone che già si sono radicate un po' nella professione, hanno un reddito medio e medio netto mensile di 2330 euro circa. Quindi, grosso modo, questo è il reddito. Il reddito medio di tutti i maschi è di circa 23.000 euro netti, diciamo, e quello delle femmine e delle donne circa 16.000 euro netti all'anno. È importante considerare anche il lordo, tenerlo presente, perché se vogliamo vedere, come vedremo un attimo più avanti, almeno una indicativa comparazione con gli Stati Uniti, negli Stati Uniti si ragiona solo in termini di lordo. Vediamo ancora nella condizione occupazionale dei laureati il guadagno mensile di quelli che sono laureati in psicologia. È una tipologia un po' diversa dagli iscritti all'ordine degli psicologi che lavorano come psicologi e ci dà quindi un'idea un po' diversa, però ne dobbiamo tenere conto perché indubbiamente, anche se da un punto di vista strettamente formale, diciamo corporativo ordinistico, le persone laureate in psicologia non sono propriamente degli psicologi, però dal punto di vista della formazione nello Stato italiano, chi è laureato in psicologia appartiene alla categoria dell'area psicologica, ha conseguito una laurea psicologica. Quindi qui vediamo che da questo punto di vista la pura e semplice laurea in psicologia è fondamentalmente quella che porta, che produce un reddito più basso di tutti. A ingegneria abbiamo un reddito medio di 1748 euro netti al mese. Quello che conta qua è la comparazione. Poi uno può dire, ma uno dichiara, non dichiara, non è molto importante. Chi fa ricerca sa bene che il dato assoluto può avere delle variazioni, ma il modo in cui è determinato è lo stesso per tutte le voci. Quindi quello che conta è la differenza tra i dati, ancora più che non il dato assoluto. Quindi magari non sarà 1748 esattamente il reddito medio degli ingegneri, né 963 euro il reddito medio degli psicologi, ma qualunque cosa sia, in linea di massima, gli ingegneri sono quelli che guadagnano di più e gli psicologi sono quelli che guadagnano di meno, meno di tutti. Da questo elenco, come ben si vede, la laurea in psicologia produce dei, si connette, si più propriamente è correlata a dei redditi più bassi di tutti gli altri mestieri. Se invece si prende quei dati di Alma Laurea, sempre, quali sono sulla base di quelli che hanno iniziato la loro attività dopo la laurea, c'è una serie di persone che studia lavorando e magari continua a fare il lavoro che faceva prima, quindi non necessariamente è comparabile a chi si è laureato e poi fa solo quel lavoro lì. Come si vede, la situazione è meno drammatica, nel senso che per chi ha cominciato, per la psicologia naturalmente, chi ha cominciato a lavorare, sono dati 2013, chi ha cominciato a lavorare come psicologo, comunque dopo essersi laureato, mettiamola così, prima non lavorava, la situazione è più brillante, nel senso che si sta indicativamente non troppo lontani dalla media, più o meno a metà della distribuzione. Medici e ingegneri sono sempre a livello massimo, però gli psicologi comunque non se la passano male. Sono di nuovo, più o meno come sempre, non troppo lontani dal giuridico, dal geobiologico, stanno al di sopra, non di molto, ma al di sopra dell'architettura, dell'insegnamento, dell'educazione fisica. Una cosa che si rileva nuovamente è la diversità di reddito tra donne e uomini. Anche in questo caso, anche nel caso di
psicologi, o meglio, laureati in psicologia che hanno cominciato a lavorare dopo la loro laurea in psicologia, gli uomini percepiscono mediamente un reddito non drasticamente più alto delle donne, ma certo più alto, come peraltro accade in tutti i, in tutte le lauree, perché non c'è eccezione in questa, a questa regola, ahimè, di diseguaglianza sociale. Vediamo ancora che cosa dicono in una udienza che è stata tenuta presso il Ministero del Lavoro nel 2012 da parte dell'Ente Nazionale di Previdenza, l'Ordine, insomma, in sostanza, però era l'Ente di Previdenza, che dichiara, è un dato un po' più vago, probabilmente anche un po' tirato per, insomma, per fare giusta figura, eccetera, e i professionisti nella distribuzione presentata in questo rapporto, che è comunque piuttosto ufficiale, questa udienza, sono circa 8.000 di quelli che esercitano la professione psicologica, non quindi dipendenti da una ASL, hanno un reddito lordo al mese che è inferiore ai 1.000 euro. 12.000 hanno, il gruppo più grosso, hanno un reddito che sta tra i 1.000 e i 3.000 euro e 4.000 hanno un reddito superiore ai 3.000 euro. Viene presentato come reddito lordo mensile. Sicuramente è fatta seriamente, però era per cercare di convincere il Ministero, quindi magari hanno esaltato qualche dato. Se andiamo a vedere che tipo di attività svolgono gli psicologi, nel senso sempre degli iscritti all'ordine, scopriamo che quella che domina è l'attività clinica, non è così ovvio. Circa il 56% sono indicazioni spontanee dell'attività prevalente, per cui non fanno esattamente 100 perché sono gli arrotondamenti, ma più o meno. Quindi se uno indica una cosa, non indica le altre, deve scegliere. La maggiore è l'attività in vario modo definibili come cliniche, sono termini che riescono chiarissimi a chi conosce la psicologia naturalmente e sono principalmente in ordine di rilevanza il sostegno psicologico, l'analisi e intervento in contesti di apprendimento scolastico, il counseling psicologico a singoli, famiglie e gruppi, la psicoterapia vera e propria che appare relativamente marginale, i colloqui clinici, la diagnosi psicologica. Queste sono le attività prevalenti di più di metà degli psicologi iscritti all'ordine, che lavorano come psicologi naturalmente. Poi abbiamo un blocchetto più piccolo, ma di un certo rilievo, che sono interventi di formazione, che però sono 8-5%, e sono consulenze in organizzazioni, riabilitazione, perizie, selezione, gestione di equipe. E finalmente un gruppetto molto più piccolo, quasi marginale, sta sul 3-1%, che comprende somministrazione di test, negli Stati Uniti è dominante, in Italia è marginalissima, prevenzione della salute, mediazione, supervisione, marketing, ricerca non meglio definita, neuropsicologia, ricerca di mercato, abuso. Poi un po' di altri. Possiamo vedere anche una bella mappa costruita statisticamente con analisi fattoriale sulle risposte, dove si vede qual è la distribuzione tipica delle professioni nell'analisi multivariata, molto elegante, precisa, che è stata realizzata sempre secondo i dati prodotti per l'ordine degli psicologi. Allora, noi abbiamo qua sostanzialmente sei grandi gruppi di lavoro che si distribuiscono su due assi principali, ambito pubblico, ambito privato, contesti organizzativi e pluralità di pratiche, libera professione e psicoterapia. Questi sono i due assi. Questi due assi vedono anche una distribuzione come di età. Abbiamo tre che sono soprattutto, abbiamo attività tipicamente pubbliche in contesti organizzati, servizi socioeducativi, poi anche scuola e organizzazioni. Più ci allontaniamo dai servizi socioeducativi e andiamo verso le organizzazioni, più si va verso l'ambito privato. Questi sono più tipici di psicologi relativamente giovani. Poi abbiamo un blocco che è salute da una parte e opera nell'ambito pubblico e un'altra consulenza di vario tipo, che certamente ha contenuti psicologici ma è più una consulenza in generale, ambito decisamente privato, su età un po' più avanzate. E finalmente il gruppo della psicoterapia privata, decisamente verso la libera professione,
a metà rispetto al pubblico e al privato, che è più tipico di quanti sono in età decisamente più avanzata. Una volta chiarito il quadro numerico, quantitativo, reddituale, il profilo anagrafico degli psicologi, vediamo un attimo qualche elemento anche su aspetti qualitativi, sempre sulla base di dati. Vediamo dunque, sulla base di quanti lavorano come psicologi essendo iscritti all'ordine, campione rappresentativo di 1500 persone, ricerca condotta per l'ordine, che nel complesso la dichiarazione di soddisfazione vede che il 50-49%, metà degli psicologi che fanno gli psicologi, è molto soddisfatto del proprio lavoro. Poi abbiamo circa un terzo, 33%, che dà valutazioni positive, comunque al di sopra della sufficienza, al di sopra della metà dei voti possibili, ma non così entusiastiche come il restante 49%, e poi un 18% che dà invece delle valutazioni tendenzialmente negative. Quindi la autopercezione della propria condizione lavorativa, del proprio lavoro, diciamo meglio, è piuttosto positiva da parte degli psicologi professionisti. Ma quali sono i motivi di soddisfazione secondo questi dati? I contenuti del lavoro, nel 68% dei casi, sono molto soddisfacenti. In un altro 25% dei casi sono sicuramente soddisfacenti e solo nel 7% dei casi appaiono poco soddisfacenti. Quindi il contenuto di lavoro è una grande soddisfazione. La quantità di stress cioè uno stress che non t'ammazza, diciamo così, e il livello di stress è soddisfacente per il 29%, circa un terzo, è molto soddisfacente per circa un terzo, è soddisfacente per un altro 32%, circa un terzo, e invece rappresenta un problema, l'eccesso di stress in questo caso, per un 39%. Quindi indicativamente per un terzo è un lavoro dove c'è dello stress ma non è il problema, si riesce abbastanza a gestirlo, per un terzo si riesce proprio bene a gestirlo, per un terzo abbastanza, per un terzo abbondante invece è un bel problema. La considerazione sociale della professione ha più o meno la stessa situazione dello stress. Per un gruppo limitato, 28%, rappresentativo ma limitato, un po' meno di un terzo, la professione è molto considerata socialmente, almeno così hanno l'impressione. Per un 41% è considerata socialmente, per un altro 31% ha una bassa considerazione sociale. Anche questi dati sono forse un po' più ottimistici quanto a volte in certi dibattiti sullo psicologo non si dica. Il punto un po' dolente è il trattamento economico. Solo il 19% ritiene davvero molto soddisfacente, eccellente, la soddisfazione derivata dal guadagno per gli psicologi. Un 39% lo trova buono, un 42% lo trova molto basso. Da questo quadro mi viene in mente un cartello che aveva su un mio collega all'Istituto di Psicologia e Facoltà Medica dove lavoravo, dove c'era attaccato su sto foglio che diceva: questo lavoro mi piace tanto che lo farei anche gratis. E sotto c'è una postilla che dice: purtroppo anche il mio capo lo sa. I psicologi mi sembrano un po' orientati in questo senso da questi dati. Gli sbocchi professionali, dati Istat che fa una rilevazione, l'ultima che abbiamo è relativa al 2009, che è completa, ricca. Anche perché anche qui si sta un po' a distanza rispetto al momento della laurea. Allora, i laureati del 2004 che nel 2007 non si reiscriverebbero al corso concluso perché insoddisfatti degli sbocchi professionali, è indicativa, non è che non si iscriverebbero veramente, ma vuol dire che sono insoddisfatti, un modo indiretto per dire che sono insoddisfatti. Sono i più insoddisfatti in assoluto di tutti, ahimè, gli psicologi. L'82,5% dei laureati a ciclo completato, 5 anni laurea magistrale, sono insoddisfatti. Veramente sono tanti, è un numero enorme. A medicina il 36% è insoddisfatto.
si noti che quel 36% che non si riscriverebbe a medicina è molto improbabile, cioè sicuramente si riscriverebbe lo stesso, perché da mille altri indizi vediamo che c'è soddisfazione, però indica un certo grado di insoddisfazione, cioè non va presa la lettera in pratica l'espressione, ma rende l'idea. La media nazionale è del 65% di insoddisfazione, vorrei anche dire che c'è una certa insoddisfazione generale, ma chissà, può essere anche la vita o più che altro la difficoltà a trovare lavoro, che è non dipende tanto dalla laurea che uno ha conseguito, è un problema purtroppo generalizzato. Però appunto psicologia in assoluto è quella dove c'è maggiore insoddisfazione della laurea conseguita rispetto al lavoro. Stiamo parlando di tutti i laureati, che lavorino, che non lavorino, che siano nell'area psicologica oppure no, laureati in psicologia. Abbiamo poi dei dati rispetto a che cosa studiano gli psicologi successivamente alla loro laurea e scopriamo che non abbiamo dati comparativi su altre professioni, però diciamo abbiamo molti elementi di altro tipo. Io ho presenti altri dati, mi occupo degli psicologi come professione da almeno 20 anni con ricerche specifiche eccetera, qua riporto solo questi dati ma anche alla luce di tutto quel lavoro lì. Allora, il 97% dei laureati in psicologia iscritti all'ordine ha seguito delle attività formative dopo la laurea, per una media di 3,5 attività ciascuno. Cioè, chi si laurea in psicologia non pensa affatto di avere completato la propria formazione, in modo plateale. Questo livello così alto credo sia difficile da trovare in altre circostanze. Più dell'80% degli intervistati, che sono di età molto diverse, ha seguito almeno due attività formative negli ultimi 12 mesi. Cioè, gli psicologi tendono a formarsi tantissimo, a continuare a formarsi o a fare qualcosa che ritengono possa aiutarli a formarsi dopo la laurea, proprio con grande intensità. Che cosa hanno fatto soprattutto? L'85% degli psicologi iscritti all'ordine ha fatto un aggiornamento breve. Qualcosa, fate di un certo numero di seminari, un certo numero di ore, ma non una grossa cosa. Il 67% ha fatto della supervisione, tema curiosissimo perché è difficile da immaginarlo non in tutte, ma insomma in molte altre professioni, perché è proprio il maestro e l'apprendista l'idea della supervisione ed è tipica di psicologi, 67%. Il 62% ha seguito una specializzazione non universitaria, una scuola di psicoterapia o qualcosa del genere. Un 62% ha fatto una psicoterapia professionalizzante, in realtà è una versione diversa della supervisione per chi conosce la psicologia, cioè uno va da un altro, fa una o in gruppo da solo, più spesso da solo forse, e fa una psicoterapia, ma la considera una formazione professionale. E sono il 62%. Naturalmente, essendo 3,5, molte ne hanno fatte più di una di queste cose, 3,5 in media ne hanno fatte. Master al di sotto delle 600 ore, il 54%. Un master al di sopra delle 600 ore, che è abbastanza grosso, perché vuol dire che sono, in termini di weekend, uno al mese, vuol dire 3-4 anni con tirocini, eccetera, cioè mica piccoli. Una specializzazione universitaria, un 25%. Poi ci sono anche persone che hanno fatto la specializzazione prima che esistessero le scuole di psicoterapia, naturalmente. Un dottorato nell'ordine del 10%. Anche qui può darsi che qualcuno abbia citato una specializzazione non di quelle di adesso. Vediamo, secondo i dati Istat, che raccoglie dati su tutte le lauree, ma il livello di soddisfazione. E qui, diciamo, si conferma la tendenza che abbiamo già visto prima. In questa tabella, in questa slide, viene presentato, come fa l'Istat, lo schema delle tre categorie di lauree, di aree di studio, sono sempre le stesse, dove la soddisfazione è maggiore, delle tre dove è minore, non si fa riferimento all'intermedio, diciamo che le altre stanno più o meno nella media. Livello di soddisfazione in base alla laurea ci aiuta a capire dove si colloca psicologia, siamo laureati in psicologia, non a iscritti all'ordine che esercitano la psicologia. Per il trattamento economico, psicologia ha il minimo livello di soddisfazione, la media è 58% soddisfatti, la psicologia è 43%.
Chi vince di più per la soddisfazione è medicina. Stessa situazione per quanto riguarda le possibilità di carriera. I più soddisfatti delle possibilità di carriera sono i medici, gli ingegneri e l'area giuridica, i meno soddisfatti della possibilità di carriera sono in assoluto gli psicologi, assieme agli insegnanti e a quelli dell'area chimico-farmaceutica, che non sembra passarsi tanto bene da diversi indizi che già abbiamo visto. La stabilità del posto di lavoro è un altro motivo per cui gli psicologi si collocano al più basso livello di soddisfazione, assieme ai geobiologi e all'educazione fisica. Invece sono molto contenti quelli di area economico-statistica e ingegneristica e quelli dell'area chimico-farmaceutica, quando il lavoro lo trovano. Abbiamo poi soddisfazioni per utilizzo delle conoscenze acquisite e qui, eccezionalmente, la psicologia non compare, nel senso che non è né tra i più soddisfatti, medici, insegnanti e chimici, né tra i meno soddisfatti, geobiologici, letterari e politico-sociali. Quindi la psicologia abbastanza utilizza nel suo lavoro, almeno così ritengono quelli che si sono laureati in psicologia, e nel lavoro utilizza le proprie conoscenze acquisite. Per le mansioni svolte, gli psicologi sono assolutamente insoddisfatti, perché stanno a livello più basso. Per il grado di autonomia, gli psicologi sono insoddisfatti. È abbastanza straordinaria questa quasi costante presenza, tranne in una delle sei voci, degli psicologi a livello più basso della soddisfazione. Può anche darsi, almeno un pochino, che sia un atteggiamento. Però, certamente, è un dato di fatto che così si dichiarano. Vediamo più in generale, stando questa volta tornando ai dati degli iscritti all'ordine degli psicologi che esercitano la professione psicologica, come vedono il futuro della professione. Abbiamo visto la fotografia dei dati numerici, abbiamo visto un po' di atteggiamenti, vediamo cosa pensano del futuro della professione. È interessante perché il 44% pensa che questa tra 5 anni, la richiesta è come pensa che sarà tra 5 anni, meglio, peggio, eccetera, il 44% pensa che sarà migliore, il 29% pensa che sarà peggiore e il 24% pensa che sarà uguale ad oggi. Il che significa che c'è un saldo del 15%. Nell'uso tipico che si fa in questo tipo di ricerche, che è proprio un classico, questo indica che c'è una certa attesa di miglioramento della condizione professionale degli psicologi nel tempo, perché prevale questa. Come si vede da questi dati, abbiamo che sono più ottimisti, soprattutto quelli nell'area della consulenza. Questi sono buoni indicatori per anche come un po' dove orientarsi, sia per i neolaureati o quelli che ancora stanno studiando psicologia, sia per i professionisti. Quelli dell'area della consulenza, nell'ordine, nell'area dei servizi socioeducativi e nell'area delle organizzazioni sono i più diciamo ottimisti, con attese ottimistiche verso il futuro. Buono il caso della scuola, sta più o meno nella media, invece molto più bassa l'area della salute pubblica e della psicoterapia privata, che si aspettano sono moderatissimamente ottimistici anche loro, però si aspettano meno degli altri, diciamo così. Vedendo dalla stessa rilevazione quali sono le aree dove si pensa che il miglioramento sarà maggiore, vedendole sulla base proprio dei dati del saldo tra migliore e peggiore, ci si attende sicuramente, chiaramente, un aumento del prestigio e della considerazione sociale della professione. La sensazione che oggi non è molto considerata, ma che lo sarà molto di più in futuro. Ci si attende un leggero miglioramento economico, solo leggero, però un minimo ce lo si attende. Le opportunità professionali più o meno pari, con qualche tendenza a diminuire, ma quasi insignificante, diciamo più o meno pari. Aspetto economico e possibilità di lavoro siamo lì rispetto ad oggi. Quelle che vengono considerate minime sono le possibilità di accesso per nuovi psicologi. Questa è come un'indicazione, vabbè, generica. Chi svolge una professione inesorabilmente tende un po' a frenare la concorrenza, però quello che viene indicato è una, come percezione, è una difficoltà d'ingresso di nuovi psicologi. Cioè, più o meno questo viene detto, leggendo un po' al di là degli stretti numeri, la condizione attuale non è brillante, è in tendenza a migliorare, dal
ci immaginiamo come professionisti della psicologia che tendenzialmente un po' migliorerà, ma non ci sarà posto per persone nuove. Per quanto riguarda invece le potenzialità dei settori, chiedendo quali sono i settori più promettenti o comunque a rischio di ridursi, si ha anche qui un saldo, dove appare evidente che ci si aspetta un notevole incremento di opportunità, di successo, di soddisfazione per quanto riguarda la psicologia del lavoro e per quanto riguarda la psicologia della scuola. Leggero miglioramento, ma non un granché, per quanto riguarda la psicoterapia privata e in genere i servizi sociosanitari. Quella che viene data ai limiti dell'essere morta, da metterci una pietra sopra, non proprio, ma comunque la tendenza è molto marcata, in negativo, è la psicoterapia pubblica, da cui sostanzialmente non ci si aspetta niente di meglio rispetto ad oggi, ma anzi una situazione di crisi. Ora che abbiamo visto una fotografia quantitativa e qualitativa degli psicologi professionisti italiani, vediamo un attimo un confronto con il modello americano. La psicologia degli Stati Uniti è sempre stata il punto di riferimento su cui si sono disegnate le professioni psicologiche di tutto il mondo. Gli studenti di psicologia italiani studiano di fatto il modello americano, studiano su libri americani e hanno in testa una professione che viene descritta in libri degli Stati Uniti. Quindi è bene conoscerlo anche per avere un punto di riferimento concettuale. Vediamo un attimo i dati relativi all'American Psychological Association, che non coincide con l'ordine di psicologi, anche se rappresenta, non esiste l'ordine in America, anche se rappresenta una associazione importante e qualificante nell'ambito della professione psicologica. Se guardiamo i dati di questa, vediamo che come sviluppo ha avuto uno sviluppo soprattutto dopo gli anni 60 sostanzialmente. Nel 1892 ha circa 42 membri, dico circa perché ci sono due o tre riunioni, non sono sempre gli stessi, variano di qualche unità. Nel 1920 sono passati ormai quasi 30 anni e sono solo 393. Nel 1940 sono diventati 664, cioè pochissimi rispetto all'importanza che pure la disciplina già aveva a livello popolare, d'immagine. Nel 1960 sono circa 16.000. Distinguono loro, aggiungono la figura degli associates, che non sono proprio dei psicologi ma qualcosa del genere, non entriamo nel dettaglio, lo vedremo magari in qualche altra lezione, presentazione, la storia della psicologia professionale negli Stati Uniti, perché insomma ha un disegno un po' particolare, però diciamo che ci sono i membri, le associazioni, ci sono anche i fellows, però i fellows, per dire io sono un fellow dell'American Psychological Association, sono corrispondenti, figure scientifiche, insomma di interazione, ma non sono i professionisti nel senso nostro. Quindi nel 1980 diventano circa 47.000 e nel 2012 arrivano ad essere 78.589. Curiosamente sono gli iscritti all'American Psychological Association, che non coincidono con i professionisti tutti della psicologia, tanti quanti in Italia, cioè gli iscritti all'ordine italiano, con una popolazione intorno ai 60 milioni di abitanti, mentre negli Stati Uniti si ragiona sopra, largamente sopra i 300 milioni, sono lo stesso numero. Infatti indicativamente ci sono grosso modo ogni 8.000-9.000 abitanti, uno psicologo iscritto all'American Psychological Association ogni 8.000-9.000 abitanti. Se guardiamo però i dati del Ministero del Lavoro degli Stati Uniti, il DOL, il Dipartimento del Lavoro, dati statistici precisi, quantitativi, basati sulle dichiarazioni, molto controllati da organizzazioni che fanno pagare molte meno tasse che in Italia, ma con molta attenzione, gli psicologi professionisti, cioè registrati nella loro posizione anche previdenziale, eccetera, come psicologi, sono 174.000. Il reddito medio lordo per anno dello psicologo americano professionista, anche chi è privato e professionista nella logica americana, è di $68.640 lordi, vuol dire che dentro devono provvedere anche a
accantonare per la pensione, pagare, diciamo, la tassa sulla salute o comunque fare un'assicurazione sulla salute e pagare le tasse inferiori ma presenti. Il loro reddito va in un range che per il 10% più basso è mediamente di 42.000 dollari lordi all'anno, per il 10% più alto è mediamente di 116.000 dollari lordi all'anno. Quindi comunque è un reddito molto superiore a quello italiano. Cercando di fare una comparazione, le tasse che si pagano in America, tutte queste cose qua, riportandole al caso italiano, con pensione e assicurazione sulla salute e tasse, diciamo che indicativamente la gran parte degli psicologi americani sta tra i 3.000 e i 5.000 euro netti all'anno di reddito, cioè scusate, al mese, tra i 3.000 e i 5.000 euro netti al mese di reddito. Il dollaro al cambio è più basso dell'euro in questo momento, ma la capacità d'acquisto di un dollaro negli Stati Uniti è largamente paragonabile all'euro e forse persino leggermente superiore, nel senso che con un dollaro negli Stati Uniti si compra forse qualche cosina di più di quello che si compra con un euro in Italia, però diciamo siamo lì. Quali sono le tipologie di psicologi che hanno un reddito più alto, secondo i dati molto precisi? Sono quelli delle organizzazioni, i psicologi industriali e delle organizzazioni, che sono un migliaio negli Stati Uniti e che hanno un reddito lordo medio di quasi 100.000 dollari l'anno. Poi ci sono gli insegnanti di psicologia, quindi spesso delle università, eccetera, che sono circa 38.000, sono veramente molti, negli Stati Uniti, anche college, eccetera, e hanno un reddito che sta intorno ai 74.000 dollari lordi all'anno. Simile, un po' più basso, è il reddito, 72.000 dollari lordi l'anno, dei 103.000 circa clinici, counseling, negli Stati Uniti quello che noi chiamiamo terapia per lo più viene chiamato counseling, e la psicologia scolastica. Vediamo qualche altro aspetto relativo alle paghe, gli stipendi e i compensi più propriamente degli psicologi professionisti. Negli Stati Uniti, secondo Forbes, che è la rivista che fa tutti i calcoli dei ricconi, eccetera, il lavoro che rende di più è l'anestesista, 184.000 dollari lordi l'anno in media. Tra i primi posti, tra i 25 primi posti molto analiticamente studiati, non c'è niente di psicologico, però c'è lo psichiatra al nono posto con un reddito medio di 177.000 dollari l'anno. Quando uno ha un reddito medio lordo di circa 15.000 euro al mese, si capisce che veda un po' male gli psicologi che propongono lavori spesso pressoché identici. Poi ci sono i lavapiatti, che sono quelli a livello più basso, intorno ai 16.000 dollari poverini lordi all'anno, che però non è molto distante dal reddito più basso degli psicologi in Italia. Secondo Payscale, che è un'altra struttura che calcola i redditi degli americani, gli stipendi, eccetera, negli Stati Uniti c'è molto questo aspetto studiato attentamente, gli psicologi clinici hanno una redditività nel 2013 che sta all'incirca tra, sempre il 10% più basso e più alto, 44.000 dollari e 125.000 dollari all'anno, per una media di 73.000 dollari, cioè confermano i dati del Ministero del Lavoro con rilevazioni del tutto separate. Se vediamo il caso degli psicologi clinici e degli psichiatri, abbiamo una fotografia data sempre da Payscale che fa queste rilevazioni, che ci rende molto bene l'idea, perché fanno un lavoro più o meno simile, ma gli psicologi clinici sono per 2/3 donne e per 1/3 uomini, e hanno un reddito medio che appunto è di 73.000 dollari, l'abbiamo appena visto. Gli psichiatri sono per quasi 2/3 uomini e per 1/3 donne, e hanno un salario medio che sta tra 94.000 e 257.000 dollari, per una media di 181. Il 10% dei psichiatri negli Stati Uniti percepisce un reddito medio di 257.000 dollari, o euro, che è lo stesso, più o meno. Lordo, ok, però un quarto di milione di euro. Allora, i lavori più pagati, secondo Business Insider, che è un'altra organizzazione, lì ci sono i cacciatori di teste a selezione, si inseguono per avere le varie posizioni e fanno dei calcoli molto studiati,
La situazione di maggiore redditività degli psicologi è essere il dottor Phil, che è un personaggio curioso che potete avere visto perché fa anche l'attore, che ha trasformato la psicologia in un grande business, per cui si fa l'attore e fa sempre lo psicologo quando fa l'attore, ha messo in piedi formazione, ha lavorato con Oprah Whitney e quindi è diventato molto noto e tiene delle trasmissioni direttamente come conduttore, ma sempre come psicologo. Un caso interessante, merita di essere ricordato perché in Italia non c'è un suo equivalente, ma è comunque un esempio, perché no? Poi, andando più sul normale, abbiamo gli psicologi che, engineering psychology, che operano nella costruzione di apparecchiature, diciamo così, una specie di ergonomia in un certo senso, ma molto sofisticata, che hanno mediamente 108.000 dollari. Poi abbiamo gli psicologi forensi, che hanno sui 117.000 dollari, roba molto diversa che in Italia. Lo psicologo forense negli Stati Uniti è una specie, non proprio di un avvocato, ma quasi un perito di parte che interviene nei tribunali in modo significativo. In Italia il codice vieta la perizia psicologica nel tribunale ordinario, anche se molti miei colleghi non lo sanno, e quindi è tutto diverso il caso italiano. In Italia è più uno che commenta, non è uno che di mestiere fa lo psicologo forense. Non esiste propriamente come figura in Italia, però insomma negli Stati Uniti è importante, magari in Italia si svilupperà, è un segno anche questo. E poi gli psicologi industriali dell'organizzazione, che sono sempre ai livelli più alti in tutte le rilevazioni, stanno intorno ai 130.000 dollari. Possiamo dunque vedere un attimo questo dottor Phil, l'avrete magari visto in qualche film dove fa appunto lo psicologo, e è una figura chiaramente fuori della regola. Ma tutti questi soldi che è riuscito a fare, facendo anche il produttore di programmi televisivi di psicologia e così via, e insomma è riuscito a fare molto con la psicologia. Non sarà facile imitarlo, ma è utile tenere conto che è possibile qualcosa del genere. Magari non sembra, non è un cantante, è uno psicologo e si fa chiamare dottor Phil. Vediamo invece che cosa, come conclusione, insomma andando verso la conclusione, che cosa ci propone US News and World Report, che è una rivista che si occupa, molto importante negli Stati Uniti, che si occupa di definire tanti aspetti della vita americana, tra cui anche i 100 migliori lavori del 2013, lo fa tutti gli anni, più o meno. E li calcola non tanto sulla base del reddito, quanto di un insieme di elementi che sono opportunità, stipendio, equilibrio vita-lavoro, sicurezza del lavoro, valutati da una serie di esperti e di persone che fanno questi lavori, per cui alla fine tira fuori che, posto che il primo lavoro più, diciamo, che offre migliori opportunità secondo i lavoratori stessi è quello del dentista, che ha compensi lordi che oscillano tra i 74.000 e i 250.000 dollari, sempre il 10%, la media del 10% più basso e del 10% più alto. Nell'ambito di quella che può essere definita psicologia, più o meno, posto che, ripeto, non c'è un ordine, quindi lo fanno in tanti, la più interessante, al 14° posto su 100, è lo psicologo scolastico, tra 34 e 110 mila dollari, e che soprattutto sembra essere una delle possibilità più interessanti, come un buon lavoro da molti punti di vista. Poi l'analista delle ricerche di mercato, che a volte è quantitativo, ma a volte non di rado è uno psicologo. Gallup, quello che inventa il sondaggio Gallup, come si dice a volte, è uno psicologo, professore di psicologia. Poi il terapista del matrimonio e della famiglia. Negli Stati Uniti non viene fatto, non viene, è un'attività che non è solo degli psicologi sicuramente, sono molti assistenti sociali per esempio, però noi lo consideriamo sicuramente, giustamente, un lavoro anche psicologico. 33° posto. Al 59° posto, che è comunque molto alto rispetto al resto dei lavori, sono almeno 800 le voci normalmente utilizzate nelle ricerche sulle posizioni di lavoro negli Stati Uniti, quindi le prime 100 sono molto in alto. Abbiamo il consulente scolastico, poi il assistente sociale clinico. Negli Stati Uniti una parte rilevante della psicoterapia, quella che noi chiamiamo psicoterapia, viene erogata da assistenti sociali, clinical work, social worker.
Poi consulente della salute mentale è un'altra attività a reddito più basso ma molto attraente per altri aspetti, soddisfazione, condizioni di lavoro, eccetera. E finalmente all'82esimo posto l'assistente sociale che opera per sui bambini e sulla famiglia. Ho poi ricordato, vedete, i principali testi a cui ho fatto riferimento come dati si trovano tutti su internet, li cercate mettendo il titolo e avete subito il testo in PDF, potete vedere tutti i dettagli di quello che ho sintetizzato orora brevemente. Voglio però dare qualche conclusione indicativa, ognuno ne ricaverà le sue considerazioni, ma mi sembra che diano qualche luce, merita vederli, rivederli tutti questi dati, però ci aiutano a capire alcune tendenze del lavoro psicologico, importante per gli studenti di psicologia e per gli psicologi. In Italia, anche se le tendenze sono simili un po' in tutto il mondo occidentale. Allora, è una professione in crescita da qualche punto di vista, diciamo in evoluzione. È più femminile che maschile, sicuramente. È una che lo sta diventando sempre di più, cioè la presenza di uomini è una minoranza. Anche se in certe posizioni di potere, ahimè, mi capita di essere in commissione dove si stabiliscono cose, insomma, con un po' di responsabilità, a volte sono tutti uomini, ahimè, trovo esecrabile il fatto, però comunque la tendenza non è quella, la tendenza è una forte presenza di donne. È più professionale che accademica. La formazione psicologica, in genere l'idea della psicologia, è molto legata allo stereotipo dell'università tedesca della seconda metà dell'Ottocento. In realtà la psicologia è sempre di più una professione, non una specie di laboratorio. È più di consulenza, cioè accompagnare, un counseling al benessere, alla riflessione esistenziale, al miglioramento della vita della persona, che non un intervento sulla malattia mentale, cioè quella che è un po' vetustamente si chiama psicoterapia. Questa sta scemando a favore invece del counseling psicologico. È sempre meno una finta medicina, una pseudomedicina, è sempre di più una competenza psicologica specifica. È sempre più potenzialmente pervasiva, nel senso che gli ambiti in cui può operare, ne abbiamo visti tanti in questo elenco, ma tanti ancora se ne potrebbero vedere, la psicologia può affiancare, accompagnare, seguire molte e diverse attività e condizioni della vita. È un'attività che ha uno spazio potenziale di crescita economica notevole. Se lo compariamo al modello degli Stati Uniti, certo con una storia diversa, con un successo diverso, ma abbiamo una professione ad alta credibilità sociale e economicamente molto interessante, mentre se guardiamo il caso italiano è tutto un po' sul depresso, non tutto perché non tutti sono con questo atteggiamento, ma una parte rilevante dei psicologi è un atteggiamento un po' triste rispetto alla professione, mentre negli Stati Uniti non è così. Ecco che cosa, dov'è un po' il limite, vedendo questo sempre sono il peggio, sempre sono i più scontenti, certamente per ragioni oggettive, ma anche chissà. La sensazione che ho io vedendo questi dati è che gli psicologi sono poco lucidi, hanno poco chiare le idee, non confondono i pezzi, non capiscono bene. In Italia si pensa che l'unica cosa che può fare uno psicologo è una specie di psicoterapeuta collettivo, proprio non esiste sta cosa. E però perché non hanno conoscenza di un sacco di elementi. E poi poco orgogliosi, gli psicologi sono poco orgogliosi, questa è la mia sensazione, non sono contenti di essere psicologi, o psicologhi chiaramente, se le donne saranno più psicologi. No, c'è una specie di siamo emarginati, non ci vogliono, non ci pagano poco, va bene, è vero, però tu puoi avere un atteggiamento un po' diverso. Quindi poco consapevoli di se stessi e della propria dimensione economica. Una cosa che mi colpisce sempre è che quando parlo con i miei studenti, mai una volta che mi parlino dell'aver fatto psicologia anche pensando di aver intrapreso una carriera professionale solida. Quando lavoro con dei medici, con studenti di medicina e simili, normalmente mi parlano della medicina come una cosa con cui si campa e si guadagna potenzialmente anche bene. Gli psicologi sempre, perché mi piace, voglio capirmi l'esistenza, analizzare, capire le persone. Mai che dicano voglio aprire uno studio e avere un bel mestiere, no. Quindi questo secondo me è un errore.
meglio entrare un po' meglio nella dimensione anche professionale della disciplina. C'è sicuramente una distanza tra la condizione dello psicologo italiano e quello degli Stati Uniti o di altri paesi, perché non è solo gli Stati Uniti che ha questo tipo di evoluzione, quindi c'è spazio di miglioramento in modo evidente. Una sensazione, una cosa che mi viene da dire è che c'è uno sforzo impegnativo da fare, ma possibile. Quello che mi viene proprio da dire è, come dicono sempre i psicologi, almeno una parte ai propri clienti o pazienti a seconda che gli si presentano, tu diventerai te stesso. Alla fine, dopo un lungo percorso che farai con me, finalmente sarai te stesso. Ecco, io ho la sensazione che la psicologia non è ancora diventata veramente ciò che è. E quindi guardiamo bene questi dati e vediamo di migliorarli, perché ci sono indizi di sofferenza, ma anche indizi di potenziale umano che si sviluppa e che si risolve.